Bentrovati con l'odierna edizione di Teleiato Notizie. Sono Pieraiello, testimone di giustizia, ed è facile intuire che non mi posso far vedere in video. Ma nonostante tutto voglio essere vicino alla redazione di Teleiato, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti. E anch'io, come tanti altri, voglio dire ancora una volta, siamo tutti pinomaniaci. Un piacere che voglio testimoniare. Aprendo questo telegiornale di oggi con una intervista, l'intervista a Pieraiello, testimone di giustizia, cognata di Rita Adria, storia che tutti quanti conosciamo. L'unica cosa per cui non la riconoscerete probabilmente è la voce, per esigenze proprio di sicurezza alla quale sono sottoposti i testimoni di giustizia, è stata camuffata, ma le parole sono quelle sue e il senso è proprio quello che gli viene dato. Pieraiello, testimone di giustizia, oggi ricorre il 16° anniversario della morte di Rita Adria, la solita funzione organizzata appunto dall'associazione. A proposito di associazione, dobbiamo dire che nonostante il ministero non abbia inviato il documento, Pieraiello diventa presidente dell'associazione. Sì, dopo due mesi di aspettative per avere il documento per farsi delegalizzare l'associazione, mi è stato vietato, però nonostante tutto abbiamo superato i cavilli burocratici con autocertificazioni e finalmente dopo 14 anni sono stata nominata presidente dell'associazione antimafia Rita Adria. Cosa si prova a vedere dopo 16 anni la tomba di Rita ancora senza una lapide? Tanta amarezza, però nonostante la lapide sia stata distrutta, penso a mio dire perché sopra c'era scritto "La verità vive", questa lapide è ancora nel cuore di tanti che l'hanno vista, e nel cuore specialmente la dicitura "La verità vive". Oggi ci sono tante polemiche sulla questione testimone di giustizia. Vi sentite abbandonati? Sì, ci sentiamo abbandonati perché lo Stato è assente. È assente non solo finanziariamente, ma proprio assente moralmente, assente perché noi facciamo delle domande e puntualmente nessuno ci dà una risposta concreta alle domande che poniamo sistematicamente tramite internet, in qualsiasi modo. E cosa ti aspetti che un giorno, diciamo, il ricordo di Rita e una vera tomba con una lapide possa essere posta in essa? Io spero che un giorno, non molto lontano, possa andare nella tomba che lei aveva chiesto quando ha scritto sul diario, cioè nella tomba degli Adria, e nello stesso momento sia riconosciuta con una foto con data di nascita e di morte come degna sepoltura di qualsiasi essere umano. Oggi Rita viene ricordata solo dall'associazione oppure? L'associazione antimafia Rita Adria negli anni, sono 14 anni che sta sempre ricordandola, parlando di testimoni, anzi direi che è una delle prime associazioni che si è sempre occupata dei testimoni, seguita a ruota da altre associazioni che poi alla fine se ne sono presi i meriti, ma la storia parla da sola, sapendo che è stata proprio una dei promotori a parlare con testimoni. E non dimentichiamoci che l'associazione si chiama Rita Adria, una delle prime associazioni che ha dato questo nome, è stata pure criticata perché era la figlia di un boss.
diciamo che poi subentra la forza di volontà di Nadia Fulmer, che ha voluto fortemente che Pieraiello ne diventasse presidente. Sì, praticamente mi ha ceduto le redini, ma per così dire, perché per delega sarà sempre in prima linea insieme a me, come è successo negli anni.